All'inizio l'idea che ci starà aspettando alla G-Bounce. Allora, no, una femmina. Eccola. Ecco la nostra bellissima Berthe Fried. Bellissima la manovra grossa, ora dai, su. Anche la coscia virulenta. Bentornati sul canale del Predone, amici. Torniamo in live su Twitch. È passato un po' di tempo dalla nostra ultima programmazione sul canale, ma è dovuto principalmente al fatto, ragazzi, che abbiamo aggiornato un attimino il nostro setup del computer, oltre ad aggiornare anche tutto il setup intorno, quindi scrivania e cose varie. E torniamo da oggi, dal 6 settembre torniamo in live tutti i giorni su Twitch dalle 8 fino alle 10:30 di sera, e continuiamo oggi con, per l'appunto, Total War Rome 2. Andiamo a menare le mani come facciamo fino a prima quest'estate, meniamogli come se non ci fosse un domani. Allora, intanto la nostra Godeliva sta godendosela. Mamma mia, la Britannia l'hanno presa ammazzata, ragazzi, proprio. Allora, ok, intanto butto un occhio sul secondo monitor per vedere se lo stream va a posto, amici, non pensate che so mezzo strappico. Allora, i nostri agenti non li tocchiamo, perché tanto i nostri agenti, come al solito, amici, lo sapete, stanno fondamentalmente a cazzeggiare, o meglio, sono dediti a gestire l'ordine pubblico, aumento delle entrate e scoperta dei nemici e così via. Poi abbiamo la nostra mega flotta, la nostra prima mega flotta, qua la nostra seconda mega flotta. Non mi ricordavo che c'avevo quattro flotte, amici, vi dico la verità, è fantastico proprio. Non mi ricordavo io che avevo tirato su quattro flotte. Tante cose, tanto non c'è manco più niente da scoprire, perché il mondo, praticamente il mondo giocabile, lo abbiamo scoperto tutto, così come il mare, cioè tranne questa chiazza qua, ma non penso che sotto ci siano, no, che dice, proviamo a mannare, andiamo, ci arriviamo un po', che succede, andiamo, gli fa pure a lui il giretto, poi gli scudi di vento, seconda flotta. Qua ci siamo, però potremmo spostarla verso il cuscio, lo sapete, ragazzi, mo che ci sto pensando, potremmo andare a rompere i cocomeri al cuscio qua sotto, vedete? Tadam, t'ho fregato cuscio, mo vengo subito a rompere i famosi zebedei. E tu stai su in alto. Scusa, i fagioli del mare sono loro, ok? Razzietto di folli. Ah, sono quest'anno, mi dicevo, ma che c'ho? Mi sembrava che per un attimo c'avevo le stesse. Era lo stesso esercito. Qua, 18. Ci mettiamo due mazzaroccari, che dite? Sì, per forza. Allora, iniziamo con i nostri uomini, con i nostri esercitini. Su Roma. Roma la volevamo attaccare, ricordate? Invece adesso ci abbiamo ripensato. Perché? Perché a patto che abbiamo stretto parecchi patti di commercio, se non mi ricordo male, con loro, quindi stanno anche cambiando la loro idea contro di noi, almeno stavano. Mi sembra che sono tornati come prima. Importiamo spezie, importiamo olio d'oliva e importiamo il marmo. Com'è possibile che il marmo lo importiamo? Ah, vedi questa, ribelli e le... No, questa è da prendere, raga, subito, con le mie due flotte. E per forza, ragazzi, perché qua da... Faccio il ponte. Sì. Vabbè, dopo era vendita, no? Mo non ho detto che devi farla adesso il cambio. Mamma mia, quanto sei fragico. Vieni qua. Ok, il fragile del mare, sembrano gli uomini di legno, perfetto. Gli uomini di legno, amici,
Mo che si avvicina questa barchina qua, noi facciamo sbarcare, perché così andiamo a mettere le mani addosso a quei brutti infamoni. Allora, abbiamo anche l'esercito qua che non sta facendo effettivamente una beata mazza. Quindi anche questo esercito a questo punto lo spostiamo qua e lo facciamo a sua volta imbarcare su quest'altra. Qua abbiamo una gente che se ne sta qua, mettite qua, va. Poi a te te l'abbiamo dato, ok, tu ti sei spostato, perfetto. Idemo di Berserker. Idemo di Berserker, amici. E siamo sempre qua in bella vista accanto ai nostri amici spartani, che non si sa mai che gli venga voglia di darci due mazzate, no? I figli del destino. I figli del destino potremmo. I figli del destino, facciamo che li lasciamo qua per sicurezza, va. Però noi facciamo una cosa, spostiamo i nostri. Sì, li spostiamo, amici. Perché come abbiamo detto li mandiamo contro il cuscio, quindi anche loro cominceranno a muoversi. Siccome te muovi poco, te muovi veloce. Quest'altri eserciti li spostiamo. Questo a Massalia e questo a Lemonium, ma sta bene, quindi possiamo tranquillamente lasciarlo là. Ok, tu devi andare qui. Poi gli uomini di legno abbiamo detto che li imbarchiamo su quegli altri. Se abbiamo mossi gli uccisori di draghi, perfetto. Gli uccisori di draghi devono continuare, immagino, a fare quello. Qua ci abbiamo anche gli elefantoni, amici. Mi ero scordato degli elefantoni. Fagelli delle steppe. Allora andiamo a menare. Siamo voglio che andiamo a menare il Sabba. Che dite? Andiamo un po' contro chi sta a Sabba. Sabba sta in guerra. Ah, non li posso attaccare perché sono loro partner difensivi. Bisognerebbe vedere come stanno col Sabba. I Sabba come stanno con i suoi leciti? Non ce lo vuole dire. I Sardi addirittura. Ah, vedi, i Sardi hanno una regioncina in mezzo. Andiamo a menare i Sardi. Dai, dedichiamo di guerra. Contro chi stanno in guerra? We are not known as patient people, therefore welcome. Dai, 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 dai,
pensa? Dove sta l'unica regione in guerra contro di noi in tutto questo coso? Eccola. Vai. Sconfinamento contro chi? I seleucidi, vabbè, questi non ci dovrebbero più di tanto rompere i gabbasizi, a parte che era 20 centimetri di confine. Tu sei esagitato proprio. Poi i figli della Quercia, anche loro li stiamo spostando. Spostiamo anche loro verso i sardi. Poi abbiamo i fautori del giuramento, che questi sono stati veramente i fautori del giuramento. No, non è vero, è una cazzata grossa come una casa. I siraci, qua non c'ho guerre. No, ma scusa, poi guerre le guardo da qua. Chi sono questi? Cartagine stanno sul cazzo, Cartaconome stanno sulle palle, Acconosso io stanno sulle palle. Mamma, questi proprio. Conosso stiamo in guerra, il Cuscio stiamo in guerra, lo sapevamo. Siamo in guerra con i sardi, abbiamo appena dichiarato guerra noi, pure con Siracusa. Siracusa, Siracusa. Allora questo però scusa, ma io visto che tu stai qua, allora, amico mio, e vacci tu dai sardi, no? Ma che te lo devo dire io? Ma che te lo devo dire io, amico mio? Oh, così.
Che unità mercenarie ci sono qua? La cavalleria Cappadocia, no, Cappadocia mercenaria, che è un danno d'attacco, mazza 62, oh, beh, mio 77, 60 danno 30, 32, bonus conto grandi 10, 15, questi a carica 53, questo vabbè perché non sono corazzati, a differenza dei nostri. Poi abbiamo schermagliatori, uomini delle colline, mercenari, carini questi, però non fanno, so pippe, sono delle pippe, come al solito sono pipponi. Vabbè, abbiamo giocato, poi veniamo a menate, non ti preoccupare. Allora, poi l'armata di Odino, andiamo a vedere la nostra armata di Odino. L'armata di Odino, che non so perché hanno chiamato armata di Odino, visto che noi con Odino non ci abbiamo... Ah, che poi l'unico esercito rimasto in Britannia. Quindi diciamo che lo lasciamo qua, va. Prima che qualche simpaticone gli venisse voglia di far salto a tutto. Pepe. Allora, poi i cinghiali furenti abbiamo detto che anche loro li dobbiamo spostare, o meglio li facciamo imbarcare, li facciamo imbarcare. Poi a Singidin abbiamo sempre un esercito, ma qua dovremmo averne più di uno, o sbaglio? No, ci abbiamo solo questo, quindi lo lasciamo qua. I figli del destino li abbiamo spostati, i martelli questi abbiamo detto li lasciamo qua perché devono controllare questo fronte, ci servono almeno due eserciti perché altrimenti ce li sbraga. Questo lo stiamo muovendo e abbiamo mosso tutto. Allora, veloce occhio alle nostre città. Allora, meno 8 al cibo. Diciamo che ci concentriamo. Allora, un attimino, vediamo un attimino innanzitutto quello che c'è da fare. Allora, qua c'è da risolvere una crisi del pane, del cibo. Però non abbiamo nulla che ci possa dare una mano, anche perché qua, tecnicamente parlando, invece abbiamo portato tutto al top. Quindi, tecnicamente parlando, dobbiamo buttare giù una struttura. Dobbiamo buttare giù una struttura. Dobbiamo che buttiamo, questo ci dà 400. Il problema è che questa è una delle regioni che ci dà più soldi, amici. Questo 450 addirittura 400, questo più 6, 200, togliamo questo, lo buttiamo giù e lo facciamo come se fosse cibo. Però il discorso è che secondo me questo, se lo mettiamo, non ci dà una un grande guadagno di cibo, secondo me. Mo vediamo. Vediamo se magari ci sbagliamo, anche che lo portasse sul giallo, tutto sommato non sarebbe male. Qua abbiamo cibo in giallo, per l'appunto. Però anche qui, come vedete, il cibo è sempre abbastanza altalenante. Qua addirittura stiamo di nuovo sul rosso. E qua ci abbiamo anche strutture che ci danno cibo, ce ne abbiamo addirittura 1, 2, 3, flegum, allora qui abbiamo il camulodum, qua abbiamo un porto commerciale e due porti di pescherecci, mentre qua abbiamo
un porto peschereccio e basta. Oddio, Flevum, potremmo anche buttarlo giù, cibo, cibo e cibo. Mettiamogli il cibo, anche se un po' cadrà di ordine pubblico. Però. Non lo so, vediamo perché la situazione non è molto chiara. Allora, poi in cisalpina abbiamo sempre cibo scarso. Cibo scarso. Cibo scarso a Genova. Qua ci abbiamo il porto. Questo è loro. E non ci abbiamo altri sbocchi sul Mediterraneo. Se riusciamo a prendere Siracusa, potremmo a quel punto avere un secondo, un terzo affaccio sul Mediterraneo. E quindi Genova lo potremmo cambiare in cibo. Quanti ci vuole? Sempre 8 turni anche questo, però facciamolo perché sinceramente penso che sia il caso di sistemare queste crisi. Poi qua in Celtica, annamnetum, ci abbiamo un altro. Pure questo, fatto conto, come situazione è particolare perché anche qua ci servirebbe un porto militare. Qua. Ah, dicevo, ma non c'hanno il porto, strano che i romani non c'avevano un porto. Qua però lasciamolo così, è cibo, amici, per forza. Meno all'otto ordine pubblico. Meno non si può in questo momento. Allora, poi Singidun. Allora, Singidun, le nostre truppe, questa sta sempre. No, mica sto a guardare le truppe, sto a guardare le regioni. Scusate, mi sono un attimo confuso. Raezia e Noricum, cibo sta bene, bisogna tirare su questo, però sta facendo già. Quello non ci dà particolari malus. Questo è un pacus agricolo, tutto il pubblico 8-4 cresce, io non ho capito perché il pacus agricolo ci toglie il cibo, non ce lo dovrebbe dare un pacus agricolo, dove per l'appunto no, viene più data importanza all'agricoltura, no, non gliene fotte niente. Poi in Ercinia ci sono un sacchissimo di cose da fare. Allora, sta costruendo anche il cibo qua. Meno 8 al cibo, questo ordine pubblico. Questo lo facciamo qua che ci abbiamo. Artigiani, zone comuni, che ci sia sta grande cosa. Non c'ho manco dei beni da poter scambiare. Produttiva, almeno qualche cosa dovrebbero tirare fuori. Germania Minor, in Germania Minor c'è già questo, aspettiamo un attimino quello, questo tocca rifare questo amici, perché questa con tutto che c'ha due strutture del cibo non si riesce a tirare su amici. Con il cibo intendo, eh. Ah, si è fatto un sacco di amichetti, eh. Non so se avete notato. Quattro al cibo, meno quattro all'ordine pubblico. E tanto quello che tocchi tocchi. Abbassa ordine pubblico,
Lasciamo questo, alziamo. Questi sono agricolo e agricolo, no? Mettiamo il pagus agricolo qua. Ok, una volta finito questo, tiriamo su quest'altro. Tac, già che è fatto. Poi in Caledonia ho fatto il giro del mondo. Un quarto d'ora di scrolling da una parte all'altra della nostra regione. Sto vedendo un attimino come va lo stream, scusate, ok, perfetto. Almeno in questo momento. Pa, pa, pa. Allora, Annemossos abbiamo. Non so se gli famo questa, ragazzi, schizza talmente in alto che voi nemmeno ve lo immaginate. Otta cibo, vabbè, se lo fa. In Italia, otta cibo, e abbiamo appunto cibo scarsissimo. Mettiamo questo, vediamo se riusciamo a tappare il buco. In Transoxiana abbiamo di tutto, però abbiamo anche la tela, amici, abbiamo anche la stoffa. Che cos'è questo? La seta, amici, la seta. Quindi stiamo esportando anche la seta. E che te arsomo dell'ordine pubblico? Verso questo, c'è questo, vabbè, male non gli fa. In aria, in aria, in aria, che c'è in aria? Meno 4 al cibo. Noi facciamo anche questo. E nella Provence, alla Provence, amici, la Provence, ci abbiamo un po' di strutture. Qua sta costruendo, quindi noi ci facciamo i cazzi nostri e andiamo a vedere la nostra allegra famigliola a che punto è arrivata. E qua vi dovete sposare però, eh. Brava, amore mio, vedimi. Ma quanto sei brava. Ma quanto sei brava. Che è pure sto zingaro. Che è, vado pure a te in gradino, va, giusto perché ci stai simpatico. E perché non te vogliamo far sfigurare. Poi, noi mercanti, noi mercenari ne veniamo quasi mai. Sto cercando che mi facciano fare figli, ma non riesco a farli. E questa non si può sposare. Questo è piccolino, questo è piccolino, piccolina, piccolino, non si sa. È piccolino però, mi sembra. Questa ok, che si dice sopra? Ok, mettiamo la cavalleria, magari col culo che c'è ma manco ce l'ha. Ok, tu devi cominciare ad attaccarti all'arrangiata, amico, però, eh? E vedi, questo manco si è voluto sposare. E come mai, amico mio? Ma quanti anni c'hai? Era troppo vecchio per sposarti? 25? No, ti vuoi sposatissimo, amico mio. Sposatissimo, proprio di quelli, proprio, amico. Bu 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 bu. Per tutti gli dèi. Dico il vero, questo fascio decide a noi però, che tu ci vieni a dire che dici il vero, ci crediamo poco, ci crediamo poco, ci crediamo. Ehi tu, ti vuoi sposare? Sì, bravissimo. Rosa si chiama questa. Ok, questi hanno già fatto il piccolino addirittura. Ok, la nostra famigliola l'abbiamo
tranquillamente gestita e ora possiamo andare. Ho visto un meno 15, che cos'è? Il scudo di regno. Mogul. Che significa Mogul? Più 2 alla lealtà per ogni provincia che porti più di 5.000 alla ricchezza. Begoyons. Perché il pacifista è un tratto? Io con la tavola facciamo così in guerra. A livello di impari un meno 5, ami barbari 4, di potere 10, c'è di promozione di amministrazione 15, agricoltore 1602 nei costi. Abbiamo fatta però. Il clan del cavallo battaglia sono talmente forti che meno 5. Meglio lasciarli perdere a sto momento, ma poi dall'altre cose impero, no? Più 2 gradi, che tutti unione, sarebbe proprio capito. Più 15 all'altà, bisogna vedere dove, perché io fino a mo non ho vista sta realtà. Che se non li paghi ogni 3x2 te mandano un crash tutto il sacro ciborio. The gods weep when men battle fruitlessly. Can you help us in this war and please the gods through victory? Capito? Quindi loro ci stanno offrendo di partecipare alla guerra contro Siracusa dandoci 1600. Il problema è che mi devo prendere sta cittadina prima, raga. Non posso accettare, in questo momento non gli posso dare una mano. Perché devo prima prendere quella regioncina là dietro. Cioè Siracusa, tra le altre cose, non una regione a caso. Abbiamo un esercito di schiavi che se ne va zonzo a rompere. Gli scudi di vento si sono schiattati, general. Effetti del comandante. Brava, mi piaci perché sei forte. Brava. Guerra dichiarata tra la Cimmeria e i Sardi. Ecco, mo io dico no. È morto un agente pure. Sì. Ecco, o vedi perché mi stanno sulle palle i cimmeri? Perché si sono presi la regione che mi devo andare a prendere io, che è questa, Mazaka. Mazaka! Bastardi. No, non era questa, era Iconium, scusate, è che io sto a Mazaka. Che palle, non si fa questo però, siete proprio delle brutte persone. Fatevelo dire. Allora, dobbiamo ritirare su un agente. Un agente ci servirebbe qua, come vedete. Quindi ci spostiamo a Sarmizigetusa e reclutiamo un agente. L'agentino, l'agentem. Più una alla crescita per turno, più del ricevimento, più del morale. Più del successo, più 5 alla ricchezza, più del di ricerca, di pubblico, più 100 azioni, per tutti gli attributi. Buono. Devi stare là, poi dopo la chiamata Ermin Linda, pensavo che avevo letto qualche nome assurdo, e invece no, agli occhi del serpente del mondo, che nome ragazzi, che nomone. Ma scusa, tu ti puoi imbarcare su questi? Bravo, vedi? Questi però mi sa che non si possono imbarcare
Non li può portare due eserciti, non credo. Mi fate sapere se le flotte possono portare due eserciti? Non penso, eh. Non penso che si possa fare. Gli scudi di vento si devono caricare un esercito. Bisogna capire dove sbarcano questi. Allora, per vederlo è facile, basta che prendiamo questo esercito e gli diciamo sbotta in mare. Ok, perfetto, lo sbotto in mare sembra avvenire o sulle coste di Roma o in quel di Toscana. Diciamo che noi andiamo in quel di Toscana. Metti qua tutti gli imbarchi. Ma come I cannot proceed? Ah, sembra una puzzona diabolica, fatelo dire. Puoi imbarcarli. Prendili a forza, gli uomini di legno stanno qua. Ci potremmo arrivare, vediamo un po' se Roma ci permette un transito. Welcome, worthy guest. Ah, ce I l'abbiamo già trust. il transito, vedete? E allora ci venghi giù da qua, amico mio. E ci venghi pure di corsa. Mi venghi a prendere Siracusa, subitissimo proprio. Ma prima di subito, amici miei. Allora, le asce insanguinate poi stanno qua e devono andare a Massalia, però. Abbiamo visto. Boom, ok. Massalia siamo arrivati. Poi gli uccisori di draghi. Eccoli qua. Che stavano andando là, ma non c'hanno più un motivo. Quindi andiamo a menare al Kush. Andiamo a menare al Kush, al Kush, al Kush. Però secondo me c'ho paura perché non vorrei che qualche fio da una buona donna mi venisse, mi inculasse, capito? Tanto pure che stanno un po' distanti va bene, non è quello il problema. Allora facciamo arrivare anche io qua, sconfinamento sempre i seremiciti. Sto vedendo chi è che scrive nella chat, però è partito Atelurki con warning. Qualcuno ha scritto in maiuscolo e il mio Mobut. Ah, perché è partito. Pure ma Mobut l'ho tolto perché è partito anche lui? Non lo so, poi lo correggeremo. Allora, poi abbiamo i fautori del giuramento che non sono stati fautori di un cazzo, che potrebbero andare ad attaccare Conosso, ragazzi. Non è da sottovalutare Conosso, eh? Diciamo che intanto noi ce la facciamo fino a qua. No, no, che attaccare. Sbotti in mare qua, no? Ok. Poi andiamo all'armata di Odino. Ma questo sta qua di guardia, quindi non si tocca. C'abbiamo i cinghiali furenti che abbiamo mosso, ma non possono salire. I temuti Berserker. I temuti Berserker stanno qua sempre come al solito. Uno a punto cardinale mi lascio sempre, amici. E che non vorrei che se svegliasse qualcuno a fare una guerra e se ritroviamo mezzo a mare dei guai. Qua l'ordine pubblico mi sembra che stia andando anche abbastanza bene, no? Sì. Quindi anche tutti i muovi di corsa per raggiungere qua. Ok. Schiusa. Esci fuori da là così. No, due eserciti di 10.000 belli, però c'hanno certi nomi spettacolosi. Altri fanno ride, tipo questi figli della quercia, no? I figli del sangue, già pure gli uccisori dei draghi, vabbè.
Lasciamo stare, va. Qua mancavano, se non mi ricordo male, 5 turni, ragazzi. Quindi per 5, 4, 4, 7, qua, 4. Facciamo passare un po' di turni in modo anche da reintegrare un po' di soldini, perché siamo andati sotto i 100.000. Ho spostato quegli agenti che non mi ricordavo di dover spostare. I beg you, take up the sword of Ares and attack these people. They menace us all. Sabba. Non sarebbe male, eh? Non sarebbe male, sai che vi dico, io stavolta accetto. By the Tetractis, you have a Accetto good perché c'ho mind in Sabba sotto, yourself. amici, quindi ce This la is an possiamo heiress gestire most bene, andando a excellent. prendere a calci nel culo. Tanto qua vedete che ci stanno gli Spartani a tenere sotto controllo la situation. Ma notiamo anche che Sabba ha dei bei eserciti, amici. Dobbiamo andarla a studiare. Andiamo a spiarla. Si è morto un commander. Il Degarde volete. No, pippone. Buona. Richiami del dovere. I martelli di Thor. Alleanza dei miei eserciti. Sapete questo perché, amici? Perché noi abbiamo attaccato Sabba, che per l'appunto era la compagnetta dei Seleucidi, e i Seleucidi dicendo: non te posso difendere perché quelli vengono qua e mi prendono a calci nel culo, quindi da questo momento in poi arrangiati. Penso che sia stata questa la cosa che gli ha detto, la frase precisa non la so, però penso che sia stata questa. E chiamo quella dell'avventura e non sarà. Bello, mi piace ruba loro, mi piace ruba loro quando si rubano. Allora, abbiamo detto quelli che si stanno muovendo, ma che a questo punto però dobbiamo un attimino capire come farli muovere, perché dobbiamo muoverli verso Sabba, eccoli. Perfetto, allora ce ne abbiamo una qua. Andiamo subito immediatamente a vedere come sta messa questa regione. Fa molto caldo. Fa rimanere insieme, ci facciamo, non penso perché era al 40. Ah, c'è riuscito. Cioè Tarin Zari. Ah, minchia che bel esercito. Vedete, c'è un sacco di eserciti in giro, che vi ho detto. Eppure, che è la città dove sta Zarim. I bruciatori di pietre. Questi, secondo me, sono un po' cattivelli, eh. Sono un po' zingarelli, pure, secondo me. C'hanno picchieri, cavalli di lancieri, lancieri con tureos, folla e arcieri. Non dovrebbero essere particolarmente difficili. Non dovrebbero. Sì. Anche perché, amici, se questo può passare da qua, che è una cosa che non penso, però
Non hai capito, perché voglio evitare aggiramenti delle truppe. Sabotaggio, incidenti, oh, questo 75 gliela famo. Guardia reale di Marib. Spadaccini nobili. Ho detto che questi secondo me un po' de male. Ci faremo a menaglia, eh? Ma come sta impression? A questo punto, amici, tutti gli eserciti che abbiamo qua li mettiamo tutti in modalità normale e li cominciamo a muovere verso Sabba. Li cominciamo a muovere verso Sabba. Ah, qua si becca subito un bel logoramento da deserto, pure qua. Mi è passata sta parte. Tu idem. Ci abbiamo un altro esercito anche qua che abbiamo detto che lo non lo stava qua, che lo facciamo, eccolo. Dobbiamo far sbottare in mare. No, ci me ne devo andare, guarda, tranquillo, sereno proprio. E mi dai il permesso, ecco qua, visto? Prendo e me ne vado, sì. Ci mancherebbe, tranquillo proprio. Tranquillo, tranquillissimo. Non ci sono problemi. Non ci sono problemi. Allora, poi le nostre flotte che invece. Allora, innanzitutto tu sali sopra. Ah no, ancora no? Ma come? Non capisco perché non me li fa imbarcare. Eppure qua non c'è un esercito, no? Così, doveva far passo accelerato, vabbè. Non so perché doveva far passo accelerato, vabbè. Comunque, problema non è. Giustamente. Poi no, te frega la nave che non si muove più. Mi pare più che giusto, proprio. Non ho mai trovato niente di così sbagliato in vita mia. Questi dovrei averli tutti spostati, sì. Gravoli di legno, questi stiano qua. Ok, anche okay, quel generale è una generalessa gnubba, anzi una generala. I martelli di Thor. Stanno qua, lasciamoli qua e va bene. Ok, passiamo il turno perché tanto le città vanno avanti a costruirsi, mancavano 4 turni, 3, questo dovrebbe essere il secondo, quindi dovrebbero poi mancare 2 turni. Sabba non si preoccupa di noi, però non si preoccupa di noi per un semplice motivo, perché ha un sacco di nemici intorno, sia gli Spartani che gli Ateniesi, quindi sinceramente penso che noi siamo gli ultimi dei suoi problemi. Un suddito acquisisce notorietà, l'infamia, e allora noi andiamo là e lo impicchiamo. Attribuzione di danno non si apprende a due gruppi al suo interno non si va a combattere, in sangue, quali due più a sangue.
Organizza un combattimento e mi raccomando, datevi tante di quelle botte. Ma tante veramente ve le dovete dare. Sei pronta per sposarti? Sì, allora sposiamoci. Guarda che qua arriviamo fino, veramente arriviamo fino al 2000, eh. Questo veramente arriviamo. 5 ordine pubblico, è buono, però non puoi, eh. Tu sei piccolino. Tu sei piccolino. Sì, ce l'abbiamo, ok. Il Degarde. Non ti puoi ancora sposare, non puoi prendere nemmeno gradi. Voi siete sposati da poco. Ah, vedi qua. E tutti do questo, tanto è uguale fondamentalmente, quindi. Ok, passiamo il turno e vediamo cosa succede. No, Roma è spettacolare, amici. Allora ci chiede, Roma non chiede molto, solo un piccolo contributo per le legioni che in fondo garantiscono la pace per tutti. Potrei anche essere d'accordo, ma me gli diventi cucuzze. Ma che te pensi che io i soldi li rubo? E dai, faccio una controproposta, così. Ho capito, amico mio. Se vedi che l'alleanza non la volevi. Se no, avresti accettato. Volevi solo i soldi. E se volevi solo i soldi, noi non te li diamo. Azzo, si è attaccato una città di niente, Perhaps eh? Una that I cimmeria. ask with all due respect for your Ma sì, e dai, eh? La cimmero, e dai, eh? Fai le uba politico un'altra gente Lorin, ok, c'è morto un'altra gente, no, era un, ah, forse era uno di quelli. Allora facciamoci un giro sugli agenti pure, perché ho visto agenti che si stanno muovendo e che io chiaramente, come al solito, perdonate, non mi ricordavo di avere in giro per la mappa come al solito. Quindi veniamolo qua a questo, perché ci deve tenere sotto controllo un po' tutto. Hartwig sta qua, ok, Engelbert sta qua, Guntram invece sta vicino alla sabba. Sabotaggio dell'esercito, siete positivo? Poi ce la facciamo. L'agino è uscito, ottimo. E mo prendi pure il livello, perché ne ha fatti due consecutivi, quindi era inevitabile. L'avventura ce l'ha in nascondiglio. Non c'hai avventura, vi aiutare, come sblocca, ruba loro. Contenuto prima del bando sugli assoli agente nemico, non riuscite azioni, ordine pubblico, quando schierato, chiamo questo, siamo a Sigfrid, scusate, che sta mantenendo la situazione, il shield è quella che sta girovagando qua sotto e a noi ci va bene. Ho detto qua che fai? Ah, rubi. Rubi, 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 bi. Ti faccio rubare perché voglio vedere i movimenti delle truppe all'intorno. Sarmi zighe tu, usa. No, ti devi spostare, amica mia, a Pergamum.
Petrodaia. Ok, poi andiamo a una botta secca. Sì, vabbè, stava vicino effettivamente. Pensavo che era più lontana, invece no. Mettiamo così. Dovrebbe aumentare le entrate, giusto? Sì. Poi le nostre flottiglie. Ecco, gli occhi serpente portano questa. Dobbiamo arrivare veloci, 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 passo accelerato perché dobbiamo arrivare qua prima che si riprendano la città. Prima che si riprendino la città. Dobbiamo andare più veloci del vento. Io comunque ho le flotte più lente del mondo, raga. C'è poco da di e poco da fa. Queste hanno bene, gli uccisori di draghi, ok. Ok, un par di palle. Soffrono, soffrono, soffrono. No, ma da qua cominceranno probabilmente a soffrire. Tra le altre cose, io voglio, invece di gestirmela così, voglio passare nei territori dei Seleucidi. Perché? Uno, perché così non andiamo incontro al logoramento, immagino, eh. E due, possiamo costeggiare le città dei Sabba senza grossi rischi. Poi abbiamo i fautori del giuramento che stanno. Ah sì, provo ad andare a vedere Conosso. Facci vedere Conosso. Perché se io lo vedo sicuramente sarò più forte di lui, no? Però non è detto che lui qua ci abbia 3-4 eserciti. Beh, magari dei 4 eserciti se ce l'aveva probabilmente sarebbe stata pure più alta la barra, penso. Allora, questo l'abbiamo mosso, sì, perché abbiamo andato verso Conosso, abbiamo detto. Poi l'armata di Udino. Lo immagino, questi tutti con il Mjolnir in mano. Che però sta vedendo un esercito di pipponi. Cioè di pipponi, insomma. Non è pipponi, questi devo togliere, raga. Questi via. Questi via. E ci mettiamo questi. Poi. Questi sono i lanciari di Vodanaz. Ce ne abbiamo altri di Vodanaz? No. Che cosa ci abbiamo? Ci abbiamo un muro di lancio però che sicuramente è di qualità superiore. Insomma. Beh, aspetta però, sì, è di qualità superiore perché tu parti da 36 contro il 38. Quindi sì, è di qualità leggermente superiore. Ok. Abbiamo aggiornato anche il nostro esercito in Britannia. Poi, idem di Berserker, assingono sempre a farsi affari loro. I martelli di Thor stanno anche loro a farsi affari loro e i fedeli del sangue invece stanno qua perché vogliono mettere le mani addosso ai cattivoni. Poi gli uomini di legno invece sono uomini di legno, quindi sono duri, intostati. Vedi che esercitino, esercitino ribelle, dice raga, esercitino ribellino ribellino. Ci dà un esercitino ribellino ribellino. Vabbè, lasciamolo qua. Sai che facciamo? Fortifichiamo anche? Fortifichiamo. Turni mancanti? Uno, perfetto. Come avevamo predetto. Non è vero, era un conto molto basico. Il Kush. Quelli ci potrebbero girare? Potrebbero arrivare da dietro? Bisogna vedere. E eventualmente intercettarli. Cilfrodio, no, Childeric. Perché metti solo donne? Perché solo le donne sono buone. E tutti i maschi, ma no, tutti dei ciofeghette.
Ciao, chi è? Qua sento ciao da tutte le parti. Oh, abbiamo un rapporto di costruzione sotterraneo, riserva di monete, santuario di Thor, costruttore di Karnix, orafo, e così via. Ora abbiamo preso anche gli aiutanti, ottimo, rapporto del fiore per questo truppette. Vediamo se è che stai andando lì, ti ho detto che devi stare qui. Allora, godeliva. Abbiamo finito anche le ricerche, ma le ricerche praticamente le abbiamo finito quasi tutte. Vedete? Fatta, fatta e fatta. Quindi è rimasta solo questa, ufficialmente. Ok, che Shield ha preso i livellini. Scritta riduci, oddio, scusate. Riduce il secondo livello, scrivere attributi meno 2, più 6 per successo critico. Ma a noi ci servirebbe. Questo, perché così gli fa mal dispetto, visto che sta schierata. Visto che sta schierata, gli fa mal dispettino. Sì, no, dovevo vedere, perché forse sono sempre quasi gli ultimi da solito. A Gilfride. Sì, no, questo mi sta a portare su in alto. Allora, vediamo qua. Incursione. Sovversione non riuscì, appunto perché c'aveva il 75%, amici, pensate se c'aveva meno del 75%, no? Dico io, portanguerieri. Hartwig Engelbert. Engelbert sta qua, sta a Roma, sta bene. Guntram. Insomma, si è accorto. Scusa, ma allora mi spieghi una cosa a te? Che cacchio allora mi hai chiesto a fare? Datta una mano se te stai a tutte le città. Non mi stai a fare rode, basta. Questa deve essere mia, non la prendere. Maledetto. Persepolis. No, sono Ishild Ermin Linda. Ishild, ok. Ermin Linda. Che sta per là. Poi gli occhi del serpente, le nostre navette, che più che navette sono barchette da 30 denari, perché non durano niente, sono lentissime e navigano veramente a vista mare, mica per scherzo. Graziatori folli, no, vabbè, gli scudi di vento, sì. Dai, amico, su, veloce, eh. Veloce, ti devi muovere. Poi asce sanguinario, no, me la vanno bene. Gli uccisori di draghi si devono muovere. Contro Atene, mi muovo contro Atene, va bene? Piccoli bastardi. Dici, eri tutti convinto che muovevi costa a costa, così facevi il figo, perché muovevi costa a costa, invece è arrivata prima Dennis e si è presa tutta lei, mi pare giusto. D'altronde. Allora, le cittadine, cominciamo. Allora, te al momento stai bene. Azzo, sono aumentati i punti rossi. Questa mi deve finire di fare questa costruzione, quindi sbrigati a farla. La Pannonia serve cibo. Serve cibo, serve cibo. Buttiamo giù da qua per forza. È inevitabile, amici, dobbiamo buttare giù qualche struttura per dare vita a una nuova che ci permetterà di portare più cibo. Qua idem. Però qua forse ce la caviamo, eh. Tra questa, ok, Indacia, va bene, Cisalpina. Mancano 3 turni per il pesce, quindi una volta che ha fatto quello dovrebbe essere risolta la crisi alimentare. Insarmazia, insarmazia, insarmazia. Bene. Cuoio.
mi serve del cibo, amico, mi dispiace, ma te devo buttare giù. Mi serve il cibo. Poi in Celtica abbiamo tutto ok, in Belgica serve il cibo, però tra tre turni dovremmo vedere un cambiamento attraverso quella costruzione. C'ho Rasmia tutta a posto, c'ho Rasmia, vedi? Portiamo il cibo su, cibo qua, perfetto. A cat, ero convinto che fosse a mulla, invece stavo fermo su cat. Allora, su cat uguale. Qua abbiamo artigiano, artigiano e zone comuni, quindi potremmo anche attività produttive dal culto al commercio. Noppidum commerciale, andiamo al santuario di Dora e portiamo su pure questo, visto che là ci dà pochi problemi. Poi in Italia stava facendo qualcosa? No. Transoxiana va bene, si sta finendo di costruire questo. No, questo lo possiamo fare, questo lo possiamo fare. Quello ci alza l'ordine pubblico, mi sembra di sì. Ok. E questo ci abbassa di 2,5, ve lo facciamo. Virginia, ok, in Germania Minor al momento non ci interessa. La Provenza uguale ad Artia, sì. Artia dobbiamo fare tutto perché Artia sta in mezzo e potrebbe essere presa di mira. Quindi oltre a... Però sai che è? A me startare Dodino, no? Buongiorno, 60 di influenza, dottore ricchezza, detto stimolo commerciale. Meno uno al cibo, si potrebbe anche fare questo. Con uno al cibo, oppure al tale d'oro. Diciamo al tale d'oro che non dà malus. Ok, fine turno. Ovviamente stiamo tra gli 8 turni, i 4 turni e i 3 turni. Le costruzioni intendo, chiaramente, eh. I dare not ask much for my people, only a single payment to replenish our sadly diminished coffers. Anche io, tutti andare avanti a botte dei 20.000, cioè io dico no, a botte dei 20.000, amici miei, né cattiveria, ma io vi darei pure 20.000, ma... La Colcide che non sa cosa sta facendo nella... Si stanno a morire tutti, però... Vedi perché? È facile, non è che voglio mettere tutte le femmine al comando, col tutto che è anche una cosa buona e giusta perché sono molto più equilibrate di noi. Ava generale, servito l'anziano, più è diventato adulto, rapporto tratti, possiamo spiegare, Cartagine. Minchia, chi l'ha annientata Cartagine? Roma, sicuro. Abbiamo un po' di livelli. Abbiamo un po' di skill da assegnare. Allora, cosa gli possiamo assegnare? Ah, bella da stamozzata, più c meno 5, attaccare la guarnigione. Però questi, siccome non fanno niente per dar fastidio, possiamo fare questo, così ci dà qualche bonus. Tu uguale, metti qua. Possiamo alzare questo, più 5 uscita, più 5 al campo visivo che non è male. Ermin Lindo, gli possiamo dare più 4 così, non sblocca converti, meno 1 all'ordine pubblico. Penso questo. OK. Adesso andiamo a vedere gli agenti che si muovono. Allora, Conrad, coscritti delle dune. Ma tu sei destinato a soccombere proprio, amico mio, perché coscritti
queste truppette non so mica andovai, eh. Assassino è riuscito. Questa sta qua a fa danni, quindi lasciamola. Te sei arrivato. A sto punto mandiamo di qua. Andiamo a vedere quest'altro territorio di Sabba, per forza. E che dobbiamo fare, amici? Mica ci possiamo. Questo ci arriva pure. Portalo qua. Portalo qua. Adesso tocca fare top 50 e forte, se no va sotto con gli uomini, poi dopo è un casino. Ma tanto questo ma botta secca dopo se lo va a prendere, quindi a noi se ci dice bene se riusciamo a prendere ora Lea, se ci dice bene. Se ci dice bene. Gli altri eserciti non andranno a muovere, le città si stanno sistemando, quindi passiamo il turno. Vabbè, c'è la mia flotta, ma tanto si muovono da sole. Ah, non abbiamo mosso l'esercito là. Potevamo mettere sotto assedio intanto la città, vabbè, ce la mettiamo adesso. Guardate che il Sabba non è stupido, eh? Vedete che tira fuori gli esercitini a destra e a sinistra. Te puzza proprio da campà. Tanto metti sotto assedio al porto. Hai mostrato una gran forza di volontà. Il porto è ora bloccato. Bene. Il porto è ora bloccato. Ok. E va qua e facciamo anche l'assalto da terra. Bom bom bom, siamo usciti a prendere Siracusa, incredibile. Siamo usciti a prendere una parola grossa, scusate, dall'altre cose. Ti piace? Noi facciamo le cose in grande, amico mio, sa? Però vedo anche tu, non scherzi. C'è un sacco di cavalleria e dei peltasti, ma dovrebbero andare giù praticamente subito. Attacchiamo! Avanti, uomini! Allora piove, attendiamo, vediamo se cambia, ma il tempo, ma ci dice culo. Pioggia, l'ultimo. Pioggia. E famo che la pioggia, a noi ci piace la pioggia, figurate. Iniziamo la battaglietta. Allora, cominciamo a spostare la cavalleria affinché
sia libera di colpire ai lati. Poi riusciamo a muovere anche le lance. Questi stanno sparando? Sì. Ottimo, dove vanno? Vedi. Pum, mazza, questi ha appesi vari. Oh. Sai che mi devi via questi. Tanti i nostri cavallini, tanto vi faccio vedere regina. Bel fenomeno, sa che è un mascolo. Allora, no, una femmina. Eccola la nostra bellissima Berthe Fried, bellissima, una parola grossa, però dai, su. Anche la coscia virulenta, come potete vedere. E sarà lei a guidare. Aspettate, aspettiamo che la nostra mazza fiondara abbia... Hai preso qualcuno di questi? 66, sì, bravo. Intanto avanziamo più che altro con tutte le lance, amici, visto la loro alta presenza di cavalleria, che sicuramente ci butteranno addosso. Poi le nostre belle arciere le mettiamo. Appresso alle picche. Tanto la nostra balista continua a fare danni. Vediamo un po'. Due ha presi. Boom boom boom. Secondo me vediamo che succede qua. Anche i nostri arcieri tirano. Ah, ma sai che quelle cimbre che ci hanno l'attacco a lungo. La milizia Oblidia che ci starà aspettando alla G-Bouts, alla risse tratte. Però se gli dite pure che contro una catapulta ti servono a ben poco. A tempo un usciolaccio passa davanti alla nostra. Ottimo. Dai, a mancare. Sword masters!
Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Questi se la stanno dando a gambe. Cavalleria cittadina, sì. Tanto guarda, io fondamentalmente non attacco fino a che... Dai che buttiamo giù anche i cavallini, eh? Tempo qua i nostri fa. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. No, usa. Che media di mia. Una delle nostre unità ha usato tutte le munizioni. Dovete morire, porco Giuda, tutti dovete morire.
Se no, dobbiamo annientare il generale. Dai ragazzoni, dai che lo abbiamo. Devo tirarvelo, guarda. Così. Chi è? Muori. Massacro, un massacro. Il generale nemico è morto. Army has moved out. Orders. Sword masters. Warriors. Vabbè, io penso che possiamo anche uscire. Visto che abbiamo completamente annientati, amici, e abbiamo preso Siracusa, che non è affatto male. Pa, pa, pa. Testa di ponte per l'Africa. Scusa, mi serve necessariamente, amica mia. Occupiamo. Perfetto, grandissima. Allora, danni causati, difese, bonus, da tiro. Anche questo, e gli andiamo a dare stratega perché ci dà l'accesso subito al reintegro maggiore. Fortunatamente non abbiamo portato nemmeno grandi danni. Allora, la nostra flotta. Oh, adesso tu, vabbè, ormai non puoi fare nulla di che, tu nemmeno. Perfettino, perfettino, ragazzi, siamo riusciti a portare Siracusa a casa, che non è una cosa brutta, anche perché, amici, da qua, quindi da Siracusa, adesso noi abbiamo la possibilità, in un quarto del tempo che ci mettavamo prima, ad arrivare qui a rompere il culo al Kush, anche se penso che prima che ci arriviamo noi ci arriva la Macedonia. Però, anche perché poi è finito, ragazzi, siamo divisi il mondo, siamo rimasti in quattro superpotenze. Accidenti, ragazzi, non mi ero accorto che Sabba sta muovendosi da dietro. Quell'esercito di prima, amici, vedete che ci siamo fatti scappare. Quello meno era meglio che ci mandavo quell'altro, però vabbè, dobbiamo riuscire a fermarli perché stanno ritirando la testa di ponte, vedete, stanno cercando di fare il giro da dietro e riprendersi le città, vedete. La prossima probabilmente sarà Nisa, che non penso che proveranno a prendere Ekatomiplos, perché sicuramente ci avrà, oddio, se ci vanno subito se la piano a mani basse proprio. Qui sono bruciato di pelle che stavano qua sotto prima, capito? E no, ragazzi, qui si tocca muovere di 50 e 50, così, vedete, e poi buttasse al fortino in modo che non vanno in, tutti muoiono nel deserto, capito?
Acidua. Dico una cosina meglio, no, eh? Dobbiamo farlo muovere del 50%, amici. Quindi qua. Tutti muoiono nel deserto. Pure tu. Giustamente. Allora. Questo non bisogna scordarci, ragazzi, perché quello meraviglia del mondo. Etna, hai conquistato una meraviglia, ti una magnificenza. È il vulcanone, eccolo. Eccolo il nostro vulcanone. I nostri agenti si devono muovere qua sotto. In corsa. Ecco. Non in corsa più. Oh, ci ha fatto vedere le sue forze. I centauri. Sai che famo? Andiamo a togliere ste idee a Sabba. Sconfinamento. Ciao, ci ha detto prima. Non te lo ridico due volte, se sei cretino dice sono problemi tuoi. E c'ha ragione. Allora, vediamo un attimino al volo le città. E se non c'è niente di particolare, un turno 1 e 6. Eccolo. Qua abbiamo detto cibo, vero? Siamo. Qua pure. Ok, la Belgio stava finendo quello. Qua si sta facendo. Qua anche. Magna Grecia. Ah sì, vabbè, perché mo l'abbiamo presa, quindi vai con questo. Questo era strettamente cibario. E che qua ci mettiamo una cosa che faccia sfruttare, no? L'agricolo. Se ce la fa fare, chiaramente. Ok. Allora, passiamo il turno, amici, e ci salutiamo, eh? Vediamo quello sia, giusto per chiudere il discorso delle costruzioni. Così lo chiudiamo bene. Vedi? Vedete? Che vi ho detto? Che vi ho detto? Perché puntano quelle piccole, perché quelle piccole le prendono subito. Non so cretini come me che punta le grosse. Ok, un altro morto. Va bene, ci sta, la vecchiaia. Se fa. Un maschio che ha cosa buona, l'abbiamo preso. Che era successo quello? Si è assegnata assolto, assegnata, poi questa è Kush. Ci stiamo arrivando, amico mio, non è facile perché stanno dalle altre cose pure abbastanza giù 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 giù. Vedete? Eh sì, per forza così. Vabbè, amici, tanto riprendiamo tra qualche giorno e che dire,
Io come al solito amici vi ringrazio per tutto il supporto che mi date, vi invito a mettere like al video, ad iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di condividere con i vostri amici che è importantissimo per aiutarmi a crescere. Vedete, io come un po' alla volta sto cercando di migliorare il mio streaming e portare contenuti sempre diversi e divertenti. Se mi date una mano ci riusciamo nel minor tempo. Che dire, ci vediamo al prossimo appuntamento, Predoni, buona serata.